100 posti letto in più al Santo Stefano. Secondo Regione e Comune, l'ampliamento dell'ospedale dovrebbe essere in funzione di questo parametro per dare ossigeno alla sanità pratese. Costo dell'operazione dai 10 ai 12 milioni di euro, di cui la Regione è disposta a mettere 2-3 milioni di euro. Il resto sarà richiesto al Governo. L'ipotesi di ampliare il Santo Stefano si è tradotta in numeri ieri pomeriggio all'assessorato regionale alla sanità, dove si sono incontrati l'assessore Saccardi, il sindaco Matteo Biffoni, i consiglieri regionali del PD Nicola Ciolini e Ilaria Bugetti, entrambi pratesi, e il direttore generale dell'ASL Toscana Centro, Paolo Morello Marchese. Adesso quindi si attende che l'esecutivo nazionale dia l'ufficialità all'impegno preso dal sottosegretario pratese Antonello Giacomelli, che mesi fa rilanciò l'esigenza da parte dell'istituzione di potenziare l'ospedale cittadino. Tutto dipende dalla risposta del governo, a cui è stato inviato un dossier con tutte le criticità della sanità locale. Se sarà positiva, si passerà allo studio della soluzione più veloce per dare un tetto ai 100 posti letto in più che si aggiungerebbero ai 540 già presenti. Due le ipotesi: modulo aggiuntivo al Santo Stefano da ricavare attraverso il recupero di spazi inutilizzati del nosocomio o una nuova palazzina da realizzare vicino allo stesso. Soddisfatto il sindaco Biffoni. Noi ci auguriamo che le risposte arrivino veramente nel giro di pochissimo tempo. Sulle modalità, palazzina, ampliamento, sotto, sopra, non è il nostro mestiere. Il nostro mestiere è riuscire a convincere prima, e questo l'abbiamo ottenuto, e trovare i soldi per fare l'intervento, e su questo siamo un pezzo avanti. Poi le modalità ce le diranno gli ingegneri. Io dico quella migliore per chi purtroppo deve ricorrere alle cure dell'ospedale e che danno risposta nei tempi più rapidi. Poi come appunto lo rimettiamo ai tecnici.